Presidente e giudici, compete a me a questo punto, in rappresentanza dei ricorrenti, tirare le somme di queste due giornate e rivolgere a voi le nostre richieste. Le ho predisposte anche per scritto e ve le darò successivamente alla esposizione orale. Lo faccio, di tirare queste conclusioni e di formulare queste richieste, non ve lo nascondo, con una particolare emozione. Mi è accaduto spesso, in oltre 40 anni in cui ho fatto il magistrato, di assumere conclusioni in processi complessi e delicati. Ma oggi è diverso. È diverso perché a mano che procedevano i lavori è accaduta una cosa per me inedita. I ricorrenti sono come scomparsi e la scena è stata occupata da un movimento di popolo imponente che con forza e con determinazione ha chiesto giustizia. Si tratta di un movimento di cui la comunità della Valsusa è in qualche modo esponenziale, di un movimento che dalla fine del secondo millennio si aggira per l'Italia e per l'Europa, come emerso in maniera articolata nella giornata di ieri, sull'onda di quanto da oltre un secolo accade nei paesi del sud del mondo, in Africa, in Asia, in America Latina, con decine di lotte in difesa del territorio e dei diritti dei popoli, come sta scritto in numerose vostre sentenze. Dalla prima, dell'11 novembre del 1979, sul Sahara occidentale, e poi in quelle su Timor Est, sull'Amazzonia brasiliana, sulla Colombia, e via elencando sino alla più recente, pronunciata appena un anno fa, sul libero commercio, violenza, impunità e diritti dei popoli in Messico. Quel movimento è stato il protagonista di queste giornate. In queste giornate voi avete toccato con mano uno scorcio di realtà illuminante. Avete visto volti e sentito voci, direttamente o tramite i filmati, di donne e di uomini informati, responsabili, determinati. I ragazzi di Bussoleno, che vi hanno parlato delle loro motivazioni e anche delle paure che la lobby del TAV cerca di suscitare. I pensionati di Borgone, che da 10 anni, ogni giorno che Dio manda in terra, abitano il loro presidio in difesa del territorio. L'assessore di Chiomonte, che pur inizialmente favorevole al TAV, si dimette in lacrime di fronte alla devastazione della Maddalena. I professori del Politecnico, che da decenni gridano nel deserto delle istituzioni e della politica la follia di quest'opera. Emilio, il pescivendolo di Bussoleno, che, come vi ha detto quasi con orgoglio, non aveva mai visto un giudice prima di cominciare a occuparsi di TAV, e che chiede per sua figlia la salute che lui e sua moglie hanno perduto. Luca, che non parla di sé e della sua caduta dal traliccio, che pure è stato un momento dell'epopea del movimento della Valsusa, ma che parla del futuro
della terra e delle montagne. E molti altri ancora. Non avete visto e ascoltato dei luddisti irragionevoli, degli Asterix e degli Obelix fuori della storia e del tempo, e tantomeno dei pericolosi terroristi, come pure sono stati presentati e trattati. Lo so bene, e ci tengo a dirlo in premessa, tutto questo non significa ancora che quel movimento, quegli uomini e quelle donne abbiano ragione, ma significa che meritano attenzione, ascolto, rispetto, cioè le cose che in questi anni sono state loro negate dalle istituzioni e dalla lobby delle grandi opere, una lobby economica, politica, informativa che domina questa regione e questo paese, solo scalfita qualche volta da indagini e arresti per corruzione e malaffare. Avete visto e sentito in questi giorni pezzi di realtà, non le rappresentazioni deformate dei media, della politica che conta, di pezzi della magistratura, non i meravigliosi scenari di carta patinata e i video propagandistici, non le mirabolanti descrizioni di giornali appartenenti a società nei cui consigli di amministrazione siedono i proponenti e gli aspiranti costruttori dell'opera, non gli spot elettorali di ministri che, come emerso da alcune intercettazioni telefoniche, non distinguono un'autostrada da una ferrovia, o di sindaci che confondono Kiev, stazione finale prevista del corridoio in cui è inserita la Torino-Lione, con Mosca o con Pechino. A fronte di queste corazzate mediatiche e pubblicitarie, il movimento di opposizione sembra un piccolo Davide impegnato in una lotta impari contro Golia. Ma la partita è aperta e il movimento notava è determinato a vincerla, continuando ostinatamente a condurla con gli strumenti della politica, della parola, degli argomenti, della ragione. Anche per questo ci siamo rivolti a voi, a un tribunale internazionale indipendente, consapevoli che questa è solo una tappa, ma convinti che sia una tappa importante per la Valsusa e per tutte le comunità che versano in situazioni analoghe. Nel dichiarare l'ammissibilità del nostro ricorso il 20 settembre del 2014, la Presidenza del Tribunale ha precisato l'oggetto e i limiti di questo giudizio, che riguarda, per usare le vostre parole, l'effettività delle procedure di consultazione delle popolazioni coinvolte e la loro incidenza sul processo democratico, in un contesto in cui si diffondono le situazioni, più volte rilevate anche in sessioni del Tribunale Permanente dei Popoli, che mettono in discussione e in pericolo l'effettività e il senso delle consultazioni e la pari dignità di tutte le varie componenti delle popolazioni interessate. Di questo dunque ci siamo occupati prevalentemente in questi giorni, di diritti delle persone e delle comunità e di partecipazione. Di democrazia, potremmo dire, se il termine non fosse sempre più spesso utilizzato a copertura di scelte che vanno in direzione opposta e di regimi che tutto sono meno che democratici. Ci siamo occupati più nello specifico del rapporto tra diritti fondamentali e modalità e limiti delle decisioni politiche ed economiche
quando queste hanno per oggetto opere che incidono in maniera irreversibile sull'ambiente, sull'economia, sulla salute di decine di migliaia di persone, come sono le grandi opere di cui abbiamo parlato in questi giorni, il TAV in Val Susa, ma anche a Firenze, nel Regno Unito e nei Paesi Baschi, le dighe del Mose a Venezia, il ponte di Messina, incredibilmente ritornato di attualità in questi giorni, l'aeroporto di Notre-Dame-des-Landes in Francia e molte altre, opere a cui abbiamo affiancato altri interventi di devastazione ambientale che seguono la stessa logica, come la miniera d'oro a cielo aperto di Roja Montana in Romania, le cui immagini sinistre ci ricordano quelle di miniere simili in Perù e in Cile. Le trivellazioni alla ricerca di gas e petrolio in diverse regioni d'Italia, lo sfruttamento intensivo delle cavi di marmo delle Alpi Apuane, il Muos a Discemi e via seguitando. Siamo partiti dal TAV in Val Susa, un'opera ciclopica devastante, il cantiere che alcuni di voi hanno visto mercoledì scorso riguarda solo una galleria propedeutica ed è dunque una piccola anticipazione di quanto si vorrebbe fare. Un'opera di grande impatto ambientale, di conclamata inutilità trasportistica, insostenibile in termini di spesa pubblica e, contemporaneamente, un'opera, sta qui il primo punto di questa sessione, decisa in modo autoritario, con l'esclusione sistematica di ogni confronto reale con la comunità del territorio. Esattamente, ed è questo un secondo nodo di questa sessione, come è accaduto in tutte le grandi opere in corso di progettazione o costruzione esaminate in questi giorni. Ed esattamente come accertato in precedenti sessioni di codesto tribunale, come quelle relative all'Amazzonia, al Guatemala, al Canada e in innumerevoli altre regioni del globo. Ciò rinvia a un sistema che si ripete con sostanziale identità per tutte le grandi opere inutili e che si articola in tre fasi fondamentali. La prima fase è la sistematica estromissione delle popolazioni interessate dalle decisioni e dal controllo sull'iter dell'opera, realizzata escludendo di fatto e o mediante provvedimenti legislativi e amministrativi ad hoc ogni procedura di informazione, consultazione e confronto, o adottando procedure di consultazione puramente apparenti, o disattendendo le consultazioni effettuate. La seconda fase è il condizionamento e lo sviamento delle valutazioni delle comunità interessate, dell'opinione pubblica e talora degli stessi decisori politici mediante la manipolazione dei dati relativi all'utilità e all'impatto delle opere, nonché l'elaborazione al riguardo e la conseguente diffusione di dati inveritieri e di previsioni prive di ogni seria base scientifica. La terza fase è la permanente e totale impermeabilità a richieste, appelli, sollecitazioni, esposti di istituzioni territoriali, comitati di cittadini, tecnici e intellettuali e la parallela gestione della protesta e dell'opposizione come problemi di ordine pubblico, demandati anche qui, talora grazie ad appositi provvedimenti legislativi,
al controllo militare del territorio e all'intervento massiccio degli apparati repressivi, con significative limitazioni di diritti dei cittadini costituzionalmente garantiti. Nell'impossibilità di ripercorrere il modo in cui questo sistema si è atteggiato in tutte le singole vicende esaminate in questi giorni, partirò dall'esame di come ciò è accaduto in Valsusa, con qualche flash sulle altre situazioni. Comincio dal primo punto, la mancanza di vere procedure di consultazione, di coinvolgimento, di concertazione. Procedure, merita ricordarlo, che sono oggi previste in modo esplicito da specifiche fonti normative internazionali, a partire dalla Convenzione di Aarhus del 25 giugno 98, secondo cui, virgolette, quando viene avviato un processo decisionale che interessi l'ambiente, il pubblico interessato è informato in modo adeguato, efficace e a tempo debito fin dall'inizio, in modo che si prepari e partecipi effettivamente ai lavori durante tutto il processo decisionale. Ma che oltre a queste previsioni specifiche sono procedure che costituiscono l'ABC della democrazia, che o è partecipazione o semplicemente non è democrazia. Ebbene, in Valsusa su questo punto è avvenuto questo. Riassumo cose che avete sentito ma che forse conviene fissare. Primo, dagli anni 90 sino alla fine del 2001, periodo cruciale in cui è intervenuto l'accordo intergovernativo Italia-Francia del 29 gennaio 2001, che costituisce la base normativa dell'opera, è stata semplicemente ignorata la stessa esistenza delle comunità locali. Nessuno si è preoccupato di informarle e di sentirle. Secondo, a partire dalla fine del dicembre 2001 è intervenuta poi una legge di cui si è parlato in questi giorni, la cosiddetta legge obiettivo, tuttora in vigore, con la quale la precedente situazione di fatto è diventata regola giuridica. Con quella legge le amministrazioni locali sono state totalmente escluse dall'iter decisionale delle opere ritenute strategiche per il Paese, con attribuzione di ogni decisione di rilievo al Presidente del Consiglio e al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Si è così, questo è un passaggio importante, si è così stabilito per legge che per il TAV e per le opere consimili la partecipazione e il controllo delle comunità interessate sono una inutile perdita di tempo. Terzo, si è arrivati così al 2006, quando è stato fatto balenare un cambiamento di rotta in senso partecipativo. Alcune grandi manifestazioni popolari hanno imposto al governo di centrosinistra, seguito nel maggio 2006 al governo Berlusconi, l'istituzione di un osservatorio per, virgolette, realizzare un confronto tra le istanze interessate e analizzare le criticità dell'opera e le soluzioni da sottoporre ai decisori politico-istituzionali.
sembrava una svolta, una piccola svolta, ma sempre tale. Presto però è stato chiaro che si trattava del sistema di cambiare tutto perché non cambiasse nulla. Ne hanno parlato qui i sindaci e tecnici che hanno partecipato a quella fase. Io mi limito a tre rilievi riassuntivi, perché si tratta di una vicenda assolutamente esemplare. E i rilievi sono questi. L'istituzione dell'osservatorio è stata, a ben guardare, un inganno per imbrigliare la conflittualità in valle. Infatti, esso si è presto mostrato impermeabile a ogni reale discussione sull'opportunità dell'opera, fino a quando, nel 2010, è caduta anche la maschera e il governo ha deciso di, virgolette, ridefinire le rappresentanze locali in seno all'osservatorio, ammettendovi i soli comuni che dichiarino esplicitamente la volontà di partecipare alla miglior realizzazione dell'opera. Oltre che un inganno, nel suo concreto funzionamento, l'osservatorio si è dimostrato un organismo di pura propaganda, spregiudicatamente gestito dal suo presidente, architetto Virano. Lo segnala in un modo scolastico la vicenda del cosiddetto accordo di Praca Tinat del giugno 2008, di cui qui si è parlato, ossessivamente richiamato in Italia e in Europa, sull'onda delle assicurazioni del sullodato architetto Virano, come prova di coinvolgimento e partecipazione delle istituzioni locali. In realtà, e questo è un punto fondamentale da sottolineare in termini di metodo, non fu un accordo, ma un documento sottoscritto dal solo presidente. E vi confesso che mai, in 40 anni di attività giudiziaria, mi è accaduto di vedere un accordo firmato da una sola delle parti. In relazione a questa vicenda dell'accordo è illuminante il racconto, oltre a quello che avete sentito anche qui da Loredana Bellone, per esempio, il racconto di uno degli amministratori coinvolti, l'allora sindaca di Condove, Barbara De Bernardi, che pure era stata tra coloro che avevano dato maggiore credito all'osservatorio. Un racconto effettuato, lo cito per questa ragione, davanti ad alcuni di voi nella seconda parte della seduta inaugurale di questa sessione, il 14 marzo scorso, a Bussoleno. Il passaggio è questo. Si arriva così al 28 giugno del 2008, quando il presidente dell'osservatorio convoca una riunione conclusiva a Praca Tinat. Quel pomeriggio ricevo una telefonata da parte di un giornalista che mi chiede una dichiarazione sulla mia firma all'accordo. Cado dalle nuvole, anche perché mi trovo a 1000 chilometri di distanza, in Puglia. Ovviamente non ho firmato nulla, né ho delegato alcuno a farlo al posto mio. Telefono ad alcuni colleghi, anche loro non sono andati a Praca Tinat e anche loro non hanno firmato alcun accordo. Eppure, questo è il tenore dei titoli dei giornali del giorno successivo. Raggiunto l'accordo, siglata l'intesa sindaci-governo sul tracciato della linea, così il Corriere della Sera. Chiudo quindi, continua
l'allora sindaco di Condove con una domanda alla quale ho già dato risposta. Cosa c'è di peggio di uno Stato che non ascolta i cittadini e i loro rappresentanti liberamente e democraticamente eletti? Di peggio c'è uno Stato che mente in casa propria e fuori, servendosi di firme mai poste, di accordi mai siglati e di media compiacenti che, anziché cercare la verità, si limitano a fare da cassa di risonanza a una menzogna, quasi che una falsità più volte ripetuta possa diventare vera. Si è spesso sentito parlare, conclude De Bernardi, si è spesso sentito parlare in questi anni della violenza del movimento No TAV. Chiediamoci, ancora una volta, chi siano stati in questa storia davvero i violenti. L'ultimo elemento che dimostra la strumentalità della costituzione dell'osservatorio, ripeto, mi ci fermo un po' di più perché è una delle pagine che troverete sempre citate a dimostrazione che il confronto c'è stato, che i cittadini hanno partecipato, che le istituzioni hanno partecipato e che quindi non è vero che c'è stata quella estromissione di cui vi sto parlando. E il terzo elemento è legato a quello che potremmo chiamare un vecchio proverbio, un vecchio adagio italiano e credo di tutto il mondo, e cioè che il tempo è galantuomo. E il tempo ha svelato il senso reale dell'operazione osservatorio anche per i ciechi. E lo ha svelato con l'assunzione da parte del suo presidente, dapprima, del parallelo incarico di capo della delegazione italiana della conferenza intergovernativa Italia-Francia per la realizzazione dell'opera. E poi, senza soluzione di continuità, di quello di direttore della società preposta alla realizzazione dell'opera. Per usare una terminologia calcistica, non c'è mai stato un arbitro neutrale di una partita regolare e onesta, ma solo un giocatore in più in una delle squadre in campo. Concludo questa parte relativa all'estromissione delle popolazioni aggiungendo che è storia di oggi, la nuova linea ferroviaria Torino-Lione è rientrata sotto la disciplina della legge obiettivo, rinforzata, se possibile, da un nuovo intervento legislativo. Il cosiddetto decreto sblocca Italia del settembre 2014, che con il dichiarato scopo di superare la burocrazia e di ridare slancio, sto leggendo tra virgolette, di superare la burocrazia e di ridare slancio all'economia e all'iniziativa privata, ha formalizzato il principio che, con riferimento alle opere grandi e anche a quelle medie di trasformazione del territorio, non c'è alcuna necessità di ascoltare le popolazioni interessate. Ho parlato fin qui di Valsusa, ma è esattamente la stessa esclusione che ha caratterizzato, come abbiamo sentito ieri, l'autostrada Orte-Mestre, di cui persino i sindaci interessati ignorano i progetti, o l'aeroporto di Notre-Dame-des-Landes, sottratto ad ogni procedura di confronto perché la relativa deliberazione era intervenuta 10 giorni prima dell'approvazione della legge sul débat public, o ancora la linea ferroviaria tra Londra e Birmingham e via seguitando.
La seconda costante del sistema grandi opere sta, come si è detto, nella elaborazione e diffusione di dati inveritieri e di previsioni prive di ogni seria base scientifica per determinare l'accettazione dell'opera da parte delle comunità interessate, dell'opinione pubblica e talora degli stessi decisori politici. È una costante anche in altri campi. Basti ricordare lo scandalo Volkswagen al centro della scena in questi giorni, che peraltro, rispetto a quanto è accaduto e accade con il riferimento al TAV Torino-Lione, sembra opera di maldestri dilettanti. Nel caso Valsusa il metodo assume una connotazione per così dire di scuola. Lo hanno documentato in molti e non ripeto cose dette qui in maniera ben più efficace di quanto potrei fare io. Mi limito a sottolineare che tutte, dico tutte, le previsioni fatte con riferimento a scadenze che sono nel frattempo maturate sono state clamorosamente smentite dai dati reali, e a ricordare quanto alle previsioni che, come vi ha detto il professor Cancelli, quelle dei proponenti sono fondate su modelli, elaborazioni e grafici così fantasiosi che, se esposti da uno studente del secondo anno di qualunque facoltà scientifica, gli costerebbero l'immediata bocciatura. Ed avere meritato in un caso l'inserimento in rete da parte di studenti della facoltà di fisica con il significativo titolo "Il grafico del cappellaio matto". E tutto ciò, qui sta il punto fondamentale, non per caso, per superficialità o per ignoranza, ma per sostenere la necessità e l'urgenza di un'opera in realtà insostenibile e inutile. Il fatto che l'accordo Italia-Francia del 29 gennaio 2001, che ho in precedenza citato, il fatto è che questo accordo, con una inconsueta irruzione di razionalità e di buonsenso, aveva subordinato la realizzazione della nuova linea alla saturazione di quella storica. E ciò è stato ribadito, per esempio, nel dibattito parlamentare che ha preceduto la ratifica dell'accordo da parte del Parlamento francese. Orbene, a fronte di ciò, i cosiddetti errori di calcolo e l'insostenibilità scientifica delle previsioni diffuse a piene mani dai promotori, dal presidente dell'osservatorio, da ministri, sindaci, giornalisti embedded, null'altro sono in realtà che prospettazioni inveritiere, consapevolmente dirette a ingannare le comunità locali, l'opinione pubblica, i pochi decisori politici nazionali e internazionali in buona fede, e a convincerli che la linea storica è prossima a saturazione. E ciò mentre la stessa è attualmente utilizzata solo al 20% delle sue potenzialità, in un contesto in cui i traffici sulla direttrice in questione, lungi dall'aumentare, sono in calo verticale. L'effetto è evidente. La diffusione di quei dati e di quelle previsioni, recepiti e amplificati dalla stampa amica, cioè da tutti i più importanti organi di informazione, ha moltiplicato il potere di condizionamento delle grandi lobby economiche e finanziarie,
realizzata una lesione macroscopica del diritto all'informazione della comunità locale e nazionale ed espropriato i cittadini del diritto di partecipare e interloquire, minando alla base una democrazia sostanziale. Anche qui non vi sembra di sentire lo stesso racconto, gli stessi inganni che avete ascoltato per il Mose di Venezia, o per la stazione di Stoccarda, o per la miniera a cielo aperto di Roggia Montana? E arrivo così al terzo elemento fisso dello schema che caratterizza il sistema delle grandi opere: la sostituzione del confronto con lo scontro e la costruzione degli oppositori come nemici della società, da isolare, neutralizzare, reprimere. Espulsa dai luoghi delle decisioni e privata di una informazione attendibile, la comunità della Valle Susa, i suoi cittadini, i suoi enti locali, i suoi tecnici, affiancati da intellettuali, sindacalisti, uomini della cultura e delle chiese, cittadini di ogni parte d'Italia, hanno prodotto decine di richieste, appelli, proposte, denunce su profili specifici di illegittimità dell'opera in tutte le sedi istituzionali italiane ed europee, senza mai ottenere un confronto nel merito e a maggior ragione senza mai avere risposta alle critiche e agli argomenti prospettati. Neppur prese in considerazione, poi, sono state le richieste di sospendere i lavori e di aprire un tavolo di confronto sulle questioni fondamentali implicate dall'opera con tecnici indipendenti di provenienza extranazionale, alle cui conclusioni subordinare il seguito di quei lavori. E ciò anche quando, meno di un anno fa, l'ennesimo scandalo e gli ennesimi arresti eccellenti che hanno riguardato le grandi opere hanno portato alla sostituzione del ministro delle infrastrutture, rimasto anch'egli totalmente silente di fronte alle richieste di merito provenienti dalla Valle. Ne avete avuto la riprova del resto voi stessi, con la mancata risposta che i proponenti dell'opera, le società costruttrici e le istituzioni responsabili delle decisioni politiche hanno posto all'invito del Tribunale a confrontarsi con noi in questa sede e finanche con il rifiuto di fatto della società costruttrice a consentire la visita di una vostra delegazione al cantiere della Maddalena per avere chiarimenti e delucidazioni in contraddittorio con tecnici indicati dal Controsservatorio sull'entità dei lavori, i rischi ambientali e ogni altro profilo di interesse. Ciò nonostante, e anche questo è un passaggio significativo di fase, il consenso dell'opinione pubblica nazionale nei confronti delle rivendicazioni NOTAV ha continuato a crescere sino a toccare nel 2012, nell'ultima indagine demoscopica nota realizzata per uno dei più grandi quotidiani italiani, il Corriere della Sera, pur nel contesto che vi ho descritto, il 44% degli italiani. Anche per questo si è aperta una nuova fase, quella della trasformazione del movimento in nemico pubblico. Sono state così varate nel 2011 e nel 2013 due leggi, di cui pure qui si è parlato, con le quali il cantiere della Maddalena è stato trasformato in sito di interesse strategico e il territorio della valle è stato letteralmente militarizzato, addirittura facendo ricorso a forze armate già impiegate in missioni di guerra all'estero. A ciò ha fatto seguito una repressione giudiziaria durissima,
che, come ha illustrato qui l'avvocato Novaro, ha visto centinaia di processi con oltre 1000 imputati anche per episodi di estrema modestia, misure cautelari prolungate e reiterate, applicazioni estensive della figura del concorso di persone nel reato, reviviscenza di reati di opinione, come nel caso del rinvio a giudizio dello scrittore Henry De Luca, e persino contestazioni di terrorismo, disattese dai giudici di merito e dalla Corte di Cassazione, ma fonte per alcuni giovani di lunghe carcerazioni in condizioni di isolamento. Anche questo passaggio sembra coincidere, persino nelle fotografie degli scontri, nel numero degli arrestati, nei tempi dei processi, nella disparità di trattamento, nelle imputazioni contestate, con quanto accaduto a Notre-Dame-de-Lame, a Niscemi, a Stoccarda, nei Paesi Baschi, a Roggiamontana e via seguitando. E ciò nell'ambito di uno schema ricorrente, anche al di là delle grandi opere, che irrigidisce gli apparati e limita in maniera crescente i diritti costituzionali dei cittadini. È lo schema del diritto penale del nemico, i cui effetti sono stati descritti e criticati, in ultimo, dalla Corte Interamericana dei Diritti dell'Uomo nella sentenza 29 maggio 2014 concernente esponenti del popolo Mapuche contro lo Stato del Cile, anche perché, virgolette, diretto questo uso del diritto e della repressione a provocare paura in altri membri della comunità coinvolti in attività di protesta sociale e di rivendicazione dei loro diritti o che intendono eventualmente parteciparvi. Quello che è accaduto e accade in Valsusa è dunque accaduto e accade in situazioni molteplici, con modalità sovrapponibili o comunque analoghe. Siamo, in altri termini, di fronte a un metodo, a un sistema. Di questo metodo, ieri l'altro, in una domanda del Presidente è stato chiesto il perché. Per quali ragioni si continua a insistere sulle grandi opere se sono fonte di gravi rischi ambientali e di conclamata inutilità economica? La domanda, assolutamente pertinente, ci porta nel cuore del problema. L'insistenza, apparentemente incomprensibile, sulle grandi opere si spiega con la congiunzione di diversi elementi. Tre su tutti: l'esistenza sottostante di grandi interessi economici e finanziari, la sopravvivenza di una cultura sviluppista o di una idea di sviluppo tanto anacronistica quanto dura a morire, e la disperazione di un sistema politico incapace di dare alla crisi vie di uscita razionali. Commento brevemente questi punti. Ieri Tiziano Cardosi ha ricordato l'analisi di Salvatore Settis, secondo cui le grandi opere non servono, ma serve farle. Come dimostra il fatto che spesso vengono finite anni o addirittura decenni dopo la data prevista, o addirittura non vengono proprio finite. Non sembri un paradosso. Non c'è opera di cui si è parlato in questi giorni che non movimenti miliardi di euro. Somme ingenti a preventivo, destinate a moltiplicarsi a consuntivo. Si è parlato qui di raddoppio o di triplicazione. Non è così, è molto peggio. Cito un solo esempio
italiano. Per la tratta ferroviaria ad alta velocità Torino-Milano, tutta in pianura, senza una collina da bucare e con soli due fiumi da superare, si è passati dalla previsione effettuata nel 1991 e convertita in euro di un costo di 1 miliardo e 74 milioni di euro alla spesa effettiva alla fine dei lavori nel 2010 di 8,3 miliardi. Non raddoppio o triplicazione, ma 7-8 volte tanto. In tempi di crisi sono belle somme, soprattutto se si considera che si tratta pressoché totalmente di soldi pubblici, anticipati da banche che si garantiscono interessi ingenti e sicuri per decenni a venire. Non è razionale? Certo, non lo è. Ma erano forse razionali i prestiti subprime che hanno innescato la crisi finanziaria più rilevante del nuovo millennio, con danni gravissimi per i risparmiatori e nulli per quasi tutte le banche salvate dagli stati? È appunto un modello di sviluppo che serve ad alcuni grandi poteri economici e finanziari. E poi la cultura sviluppista, come la ho definita, è quella che continua, a dispetto della realtà, a pensare a un mondo in continua crescita economica e a investimenti e infrastrutture destinati a sostenerla e incentivarla. È la cultura che consente ai fautori delle grandi opere atti di pura fede, come quello secondo cui la caduta dei trasporti sarà arrestata e invertita dalla costruzione di una ferrovia. E c'è infine su questo punto la disperazione di una politica incapace di proporre uscite credibili dalla crisi. I decisori politici, o almeno alcuni, sono, io credo, ormai consapevoli che questo sistema non reggerà, ma sanno che il suo crollo travolgerà definitivamente, senza prove d'appello, la loro credibilità, ormai ai minimi storici. Tutto ciò produce, peraltro, una situazione gravissima, oltre che sul piano economico, anche sul piano etico e culturale, come sottolineato da ultimo in un documento di particolare autorevolezza. Mi riferisco all'enciclica papale Laudato Si, nella quale si legge tra l'altro: i poteri economici continuano a giustificare l'attuale sistema mondiale in cui prevalgono una speculazione e una ricerca della rendita finanziaria che tendono a ignorare ogni contesto e gli effetti sulla dignità umana e sull'ambiente. Così si manifesta che il degrado ambientale e il degrado umano ed etico sono intimamente connessi. Punto 56. La partecipazione richiede che tutti siano adeguatamente informati sui diversi aspetti e sui vari rischi e possibilità, e non si riduce alla decisione iniziale su un progetto, ma implica azioni di controllo e monitoraggio costante. C'è bisogno di sincerità e verità nelle discussioni scientifiche e politiche, senza limitarsi a considerare che cosa sia permesso o meno dalla legislazione. Quel sistema, poi, fa venire alla ribalta questioni politiche che rimandano alla pretesa dell'economia e per essa delle imprese, dei grandi gruppi finanziari, dei decisori politici, di essere libera da vincoli, ivi compreso il rapporto con le comunità
e le persone toccate dalle grandi opere e il rispetto delle loro salute e dei loro diritti. Tutto ciò ha evidentemente a che fare con le regole e i principi minimi della democrazia. E quando, per garantire questa pretesa, si arriva a dichiarare dei cantieri, siti strategici di interesse nazionale, assimilandoli a installazioni militari e difendendoli con i soldati, l'esercito in tempo di pace, è conseguente che i cittadini si sentano defraudati dei loro diritti e si convincano che lo Stato ha dichiarato loro guerra. È appena il caso di aggiungere che un sistema siffatto non può trovare giustificazione in un asserito potere di maggioranza a cui la minoranza dovrebbe comunque sottomettersi in ossequio all'interesse generale. Il Tribunale Permanente dei Popoli ha più volte messo in guardia, da ultimo in modo particolarmente efficace nella sentenza 23 luglio 2008 sulle politiche delle transnazionali in Colombia, sul sempre incombente pericolo di una tirannia della maggioranza, prodotta da un consenso elettorale contingente, sottolineando che la democrazia non consiste solamente in un procedimento elettorale, ma anche in un dibattito pubblico aperto a tutti i componenti della società e ad ogni cittadino, a garanzia del libero esercizio di tutti i suoi diritti. Solo in questo modo si può edificare e costituire la ragione pubblica per la salvaguardia dell'interesse comune. Ciò del resto corrisponde, consentitemi un richiamo, addirittura ai padri, a quanto hanno detto i padri del pensiero liberale, a cominciare dall'aristocratico francese Alexis de Tocqueville, che ritornando da una lunga permanenza in America nel 1831-32 alla ricerca delle fonti e delle forme della democrazia, scriveva: quando sento la mano del potere appesantirsi sulla mia fronte, non sono maggiormente disposto a infilare la testa sotto il giogo perché un milione di braccia me lo porge. Se in luogo di tutte le varie potenze che impedirono o ritardarono lo slancio della ragione umana, i popoli democratici sostituissero il potere assoluto della maggioranza, il male non avrebbe fatto che cambiare carattere. Il senso di questa affermazione e di molte altre consimili è evidente e sempre attuale. La democrazia non coincide con il principio di maggioranza, che è certamente uno dei suoi cardini, ma non l'unico. La maggioranza decide con il voto chi deve governare e con lo stesso sistema si prendono le decisioni politiche, che sono peraltro frutto di percorsi e confronti necessitati e hanno dei vincoli contenutistici, tanto che alcune costituzioni prevedono esplicitamente un diritto-dovere di resistenza dei cittadini a fronte di decisioni politiche che violano diritti e principi fondamentali. Riassumo: l'estromissione dei cittadini e della comunità locale dalla possibilità di concorrere alle decisioni riguardanti il TAV e le grandi opere consimili, la sistematica disinformazione o informazione fraudolenta sui loro presupposti ed esiti, il tentativo di eliminare ogni forma di opposizione con fattispecie giuridiche ad hoc, con la militarizzazione del territorio e con un surplus di repressione penale,
sono circostanze provate, credo, al di là di ogni ragionevole dubbio. Così come è acclarato, stante l'onnipresenza di questi caratteri, che siamo di fronte non a modalità accidentali e contingenti, ma a un metodo, a un vero e proprio sistema di governo di questo settore, della vita pubblica e dell'economia. Ciò è stato fissato in maniera univoca dal Tribunale Permanente dei Popoli, per esempio, nella sentenza che ho già citato del luglio 2008 relativa alla politica delle transnazionali in Colombia, laddove in un passaggio che sembra scritto per la Val Susa e per l'Europa si afferma il diritto delle donne e degli uomini a essere consultati al fine di ottenere il consenso libero, previo e informato prima di adottare e applicare misure legislative o amministrative che li danneggino, prima di adottare qualsiasi progetto che comprometta le loro terre o territori o altre risorse. Resta peraltro aperto, ai fini del vostro giudizio, un problema grave che è stato posto in questi mesi e che noi stessi ci siamo prospettati nel momento in cui abbiamo presentato il ricorso. Il problema è questo: le prevaricazioni, le illegittimità, i soprusi in atto con riferimento al TAV in Val Susa e alle altre grandi opere esaminate, integrano una di quelle violazioni gravi e sistematiche dei diritti fondamentali dei popoli e delle minoranze e o dei diritti e delle libertà degli individui che a fianco dei crimini contro la pace e contro l'umanità legittimano l'intervento del Tribunale Permanente dei Popoli ai sensi dell'articolo 2 del suo statuto? O invece, seppure gravi, restano al di sotto di quella soglia? In un mondo in cui ogni giorno si susseguono crimini immani, dalle stragi quotidiane di migranti sulle nostre coste, nei nostri mari e sulla terraferma, ai veri e propri tentativi di annientamento di popoli in Siria, in Kurdistan, nel Medio Oriente e nel cuore dell'Africa. Non è un artificio retorico, ma è una domanda vera che noi per primi, come ho detto, ci siamo posti. E lo abbiamo fatto perché siamo partecipi di quei drammi e di quelle tragedie che anzi sono spesso diventati parte dell'impegno e della lotta della Val Susa. Da ultimo, per esempio, con il gemellaggio e il progetto di aiuti che ha unito il comune di San Didero, la cui sindaca Loredana Bellone avete avuto modo di ascoltare in questi giorni, con la città di Kobane e la regione del Rojava nel Kurdistan siriano. È dunque una domanda vera che non sottovalutiamo, ma a cui crediamo con convinzione e senza presunzione che debba essere data una risposta positiva. Lo abbiamo scritto fin nel ricorso introduttivo. Nella nostra situazione, nelle situazioni europee, la violazione dei diritti fondamentali di persone e popolazioni, questo sta scritto nel ricorso introduttivo, avviene in modo meno brutale di quanto accaduto in altre vicende prese in esame dal Tribunale, soprattutto nei primi decenni di attività. Ma la vicenda della Val Susa e altre consimili rappresentano su scala locale e regionale
la nuova frontiera dei diritti a fronte di attacchi che mettono in pericolo lo stesso equilibrio ecologico e democratico del pianeta, sì da rientrare a pieno titolo tra quelle suscettibili di analisi e di giudizio da parte del Tribunale Permanente dei Popoli. Da un lato, infatti, l'articolo 1, comma secondo dello Statuto del Tribunale prevede che lo stesso è competente a pronunciarsi, tra l'altro, sulle violazioni gravi e sistematiche dei diritti e delle libertà degli individui senza connotazioni aggiuntive. Dall'altro, nel diritto vivente, gli interventi del Tribunale si sono progressivamente estesi sino a ricomprendere situazioni in cui erano dedotte violazioni di individui e di comunità interne a singoli stati assai simili a quella che stiamo esaminando. Mi riferisco per esempio alla sentenza 21 maggio del 1999, esame della doglianza depositata per il collettivo ELF non deve fare la legge in Africa contro l'impresa ELF Aquitania, in cui si legge tra l'altro quanto segue, virgolette: i lavori della sessione del Tribunale Permanente dei Popoli sulla ELF si sono appoggiati sulla Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli, che proclama il diritto di questi ultimi alla autodeterminazione politica e ricorda i loro diritti economici, in particolare quello al controllo sulle loro risorse naturali e al rispetto del loro ambiente. L'impostazione del Tribunale Permanente dei Popoli, la vostra impostazione, è chiara e non lascia spazio a dubbi, ma, mi piace sottolinearlo, è convalidata da altri numerosi elementi. Il primo viene non da un fondamentalismo ambientalista, ma dalla già ricordata enciclica Laudato Si del Papa di Roma, nel cui punto 95 si legge: l'ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l'umanità e responsabilità di tutti. Chi ne possiede una parte è solo per amministrarla a beneficio di tutti. Se non lo facciamo, ci carichiamo sulla coscienza il peso di negare l'esistenza degli altri. Per questo i vescovi della Nuova Zelanda si sono chiesti che cosa significa il comandamento non uccidere, quando un 20% della popolazione mondiale consuma risorse in maniera tale da rubare alle nazioni povere e alle future generazioni ciò di cui hanno bisogno. Attenzione alle parole, che ovviamente non sono usate a caso. Il divieto di devastazioni ambientali irreversibili che attentano alla vita e alla salute delle generazioni attuali e di quelle future viene iscritto niente meno che nei due comandamenti fondamentali: non uccidere e non rubare. E se così è, emerge in tutta evidenza la violazione di diritti fondamentali collettivi insita nella estromissione delle popolazioni interessate dalle relative decisioni. In secondo luogo, e mi avvio alla conclusione, la logica autoritaria delle decisioni prese su questioni così rilevanti e reversibili è, a tutti gli effetti, una logica di tipo coloniale, come quelle che hanno determinato la gran parte degli interventi di codesto tribunale. Quale era ed è, infatti, l'essenza del colonialismo, se non il dominio dell'Occidente sulle risorse di altri popoli, imposto con la forza e con una asserita superiorità etica e culturale dei colonizzatori, donde, come usava dire Sir Thomas Watt,
responsabile britannico in Sudafrica, virgolette, a nessuna considerazione di ordine etico come i diritti dell'uomo, sarà permesso di sbarrare la strada al dominio bianco. Ma non sono questi, ovviamente con i dovuti adattamenti, mutatis mutandis, come dicono i giuristi, non sono questi gli argomenti usati nei confronti degli oppositori al TAV e alle grandi opere, considerati alla stregua di ignoranti nemici del progresso, preoccupati solo del proprio giardino e magari usi alla violenza, con conseguente legittimità anche della forza in luogo del dialogo per ridurli al silenzio? Parlo ovviamente di logica, di cultura sottostante, non di gesti concreti, ed è questo che connette la decisione a cui oggi siete chiamati con le decisioni del Tribunale di decenni fa, relative per esempio al Sahara, a Timor Est, allo Zaire, al Guatemala. Nella sua storia, lo sappiamo bene, il Tribunale permanente si è sempre occupato, con le sole eccezioni della ex Jugoslavia e di Chernobyl, sentenze 20 febbraio e 11 dicembre del 95 e del 15 aprile 96, di violazioni di diritti avvenute in paesi extraeuropei. Non per caso, ma per la sua origine legata all'esperienza del colonialismo, come espressamente affermato nella Carta di Algeri del lontano 4 luglio 1976. Nel nuovo millennio, peraltro, e questo è il punto, a mio avviso, fondamentale, al colonialismo classico si sono affiancate altre forme di sfruttamento e di espropriazione dei diritti dei popoli e dei cittadini conseguenti al potere assoluto e incontrollato della forza e della ricchezza. E queste forme si stanno installando nel cuore dell'Europa. Ed è dunque comprensibile e coerente che il Tribunale si arricchisca di queste nuove competenze, come ha fatto del resto quando si è occupato, per esempio, di Fondo Monetario Internazionale e di Banca Mondiale, di rischi industriali e di diritti umani, di diritti dell'infanzia e dei minori, di diritti dei lavoratori dell'abbigliamento, e ho fatto riferimento ad alcune sessioni tra il 1988 e il 1998. E c'è una terza considerazione. Le violazioni di diritti di cui ci occupiamo oggi sono certo meno eclatanti di altri, ma sono il segnale di quanto ci aspetta in futuro. Nelle società contemporanee, percorse da nuove derive decisioniste e autoritarie, accade sempre più spesso che la verità si intraveda dai margini, dalle periferie, da vicende che riguardano parti limitate della società, che anticipano peraltro fenomeni di carattere generale. Come hanno dimostrato, tra le altre, le ricerche ormai classiche di un saggista italiano, Enzo Traverso, sul nazismo e la sua genesi, la mancata percezione e l'omessa analisi di molti segnali premonitori, pur facilmente avvertibili, hanno prodotto nel secolo scorso lutti e disastri indicibili. Spetta al Tribunale Permanente dei Popoli, da sempre in anticipo sui tempi, dare il proprio contributo nel ribaltare un'ottica miope e inadeguata e nel denunciare e condannare le violazioni dei diritti fondamentali di quote apparentemente limitate di popoli, anche per evitare che esse diventino un metodo di governo generalizzato della società.
E alla luce di tutto questo, che sottoponiamo al Tribunale dei Popoli le nostre richieste finali. Le grandi opere e le pratiche che le accompagnano, in Valsusa, in Italia, in Europa, non esauriscono i loro effetti nella costruzione di una diga o di un megaponte, nell'abbattimento di una foresta o nel traforo di una montagna, già di per sé talora produttivi di eventi terribili, come dovrebbero ricordarci nel nostro paese i 1917 morti della tragedia del Vaillant del 1963, non casualmente rimossi dal dibattito sulle grandi opere, ma incidono, come l'esperienza di questi anni insegna, sui meccanismi complessivi di funzionamento delle istituzioni e della stessa democrazia. Per questo noi, e con noi le comunità di Notre-Dame-de-Land, di Londra, Birmingham e Manchester, di Rosia Montana e Corma, dei Paesi Baschi, di Francia e di Spagna, di Stoccarda, di Venezia, di Firenze, della Basilicata e delle regioni d'Italia interessate ai progetti di trivellazione, di Messina, di Niceni e di tante altre parti d'Italia e di Europa, chiediamo al Tribunale Permanente dei Popoli di dire, con l'autorevolezza che le conferiscono, la sua storia, la sua composizione e la sua indipendenza, di dire alcune cose fondamentali. Primo, che in Valsusa sono stati violati i diritti fondamentali degli abitanti e della comunità locale ad essere correttamente informati e a partecipare direttamente tramite i propri rappresentanti istituzionali alle decisioni concernenti la progettazione e la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, decisioni cruciali in quanto incidenti sulle risorse naturali, sull'ambiente, sulla salute e sulla stessa aspettativa di vita delle generazioni attuali e di quelle future. Secondo, che tale violazione è stata realizzata con deliberate omissioni, in particolare il mancato coinvolgimento della comunità locale e dei suoi rappresentanti istituzionali nelle decisioni concernenti la nuova linea, l'omessa attivazione di procedure di effettivo controllo e concertazione, la mancata previsione di ricorsi giurisdizionali adeguati contro l'estromissione dei cittadini dalle decisioni anzidette e con comportamenti attivi, in particolare la manipolazione dei dati relativi all'utilità e all'impatto delle opere, nonché l'elaborazione al riguardo e la conseguente diffusione di informazioni, previsioni e dati inveritieri e o scientificamente infondati su caratteristiche, utilità e ricadute dell'opera, la predisposizione di provvedimenti legislativi tesi a escludere la partecipazione e a criminalizzare le manifestazioni di protesta, l'adozione di prassi e interventi amministrativi e di polizia caratterizzati dalla stessa finalità e giunti fino al controllo del territorio con l'esercito e a un uso sproporzionato della forza nei confronti di oppositori e manifestanti, talora anche grazie ad appositi provvedimenti legislativi, al controllo militare del territorio e all'intervento massiccio degli apparati repressivi, con significative limitazioni di diritti dei cittadini costituzionalmente garantiti. Terzo, che a realizzare questa violazione hanno concorso i gruppi proponenti dell'opera, le società incaricate della sua realizzazione e i governi nazionali succedutisi negli ultimi due decenni, che hanno agito direttamente e tramite funzionari preposti ad articolazioni fondamentali come l'Osservatorio per il collegamento ferroviario Torino-Lione, e che la violazione è stata consentita o agevolata dalle competenti istituzioni europee,
commissario designato dalla Commissione europea, coordinatore del progetto prioritario TEN-T numero 6 e commissioni petizioni del Parlamento europeo, con l'accettazione acritica dei progetti predisposti dai proponenti e dai governi, con la mancanza di adeguati controlli e con l'omessa considerazione delle istanze provenienti dalla comunità della Valsusa e dai suoi tecnici. Quarto, che il sistema accertato con riferimento alla Valsusa è espressione di un modello di governo del territorio e delle dinamiche sociali di stampo neocoloniale, fondato sulla pretesa di lobby economiche e finanziarie nazionali e sovranazionali e delle istituzioni con esse collegate, di disporre senza limiti e senza controlli delle risorse del territorio, estromettendo le popolazioni interessate, considerate portatrici di interessi particolaristici e non apprezzabili. Non ricordo il numero. Quinto, che il sistema accertato con riferimento alla Valsusa, no, questo lo dico. Quinto, che tale modello di governo è ormai diffuso in Italia e in Europa, come dimostra la gestione delle numerose vicende esaminate in questa sessione e in particolare, per limitarsi alle più rilevanti, di quelle dell'aeroporto di Notre-Dame-des-Landes in Francia, della miniera a cielo aperto di Roja Montana in Romania, della linea ferroviaria Ibasca in Spagna, del ponte di Messina, delle dighe del Mose a Venezia e delle trivellazioni per la ricerca di idrocarburi in diverse regioni d'Italia. Sesto, che tale sistema è in palese contrasto con le prescrizioni di numerosi trattati e atti internazionali, in particolare della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, che prevede in materia ambientale una informazione adeguata, efficace e tempestiva, la partecipazione effettiva dei cittadini ai lavori durante tutto il processo decisionale e l'obbligo delle istituzioni competenti di tenere adeguatamente conto dei risultati e della partecipazione dei cittadini. Viola i fondamenti della democrazia partecipativa, conseguente all'affermazione presente nella gran parte delle costituzioni occidentali secondo cui la sovranità appartiene al popolo, e mette a rischio, anche nel cuore dell'Europa, i principi fondamentali affermati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Ho concluso. Nel consegnare al Tribunale Permanente dei Popoli queste richieste, avverto l'inadeguatezza delle mie parole per descrivere la gravità delle violazioni di diritti fondamentali connesse con il sistema delle grandi opere e i guasti da esso prodotti e ancor più suscettibili di essere prodotti nel governo delle società e nel rapporto tra i grandi poteri economici e finanziari e i cittadini. Mi solleva la convinzione che quanto io non ho saputo dire vi sia stato trasmesso dalla tensione, dalla passione, dall'intelligenza, dal rigore. Vi avevo detto che lo facevo con emozione, di quel frammento di comunità che avete avuto modo di conoscere in questi giorni. Grazie. Qui anche esposi useremo termini dell'attacchibiliti del nostro Dios. Arrivati alla parte finale del momento pubblico della nostra udienza, che è stata molto intensa, molto piena, come l'ha detto anche Livio, appassionata. E adesso il tribunale dovrebbe ritirarsi per deliberare.
E a nome del Tribunale vorrei ringraziare l'insieme dei partecipanti, dei testimoni per il loro lavoro immenso, per la qualità del loro lavoro giuridico e scientifico. Ci hanno anche fatto emozionare per quello che ci hanno detto questi due giorni. Non ho molto da aggiungere, in effetti, se non che cercheremo di rendere nel modo più fedele possibile tutto ciò che è stato detto e quindi dare un giudizio che possa essere utile al lungo combattimento che è portato avanti non solo nella Val di Susa ma un po' ovunque in Europa e nel mondo contro questi progetti inutili e imposti. Grazie a tutti.